Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo di giochi. Io prima di iniziare vi dico che tutte le puntate di Dopo Cena, quelle che sono andate in onda il martedì scorso, le potete rivedere attraverso il nostro portale occhiolanotizia.it. Andate in basso, ci sono i bottoni, cliccate quello di Dopo Cena e vi compaiono tutte le puntate passate di Dopo Cena, quindi se volete rivederle, compresa quella di questa sera, che è una puntata che secondo me dovete seguire attentamente, perché parleremo di una nuova modalità di gioco, un gioco che si fa tra amici, ma in un contesto particolare. È una nuova metodica che segue un po' un processo all'incontrario. Fino adesso abbiamo visto giochi su PC o su smartphone o sul formato, sulla piattaforma digitale, che venivano presi, catturati da film, da situazioni reali. Qui è un po' un ribaltamento di questo concetto. I videogiochi diventano realtà e praticabili di persona. Per fare questo e per presentarvi Escape It, c'è qui il suo creatore, l'amministratore, il Deus Ex Machina, colui che l'ha creato dal buonasera. Nulla, buonasera. Leonardo Castriota, che è un manager, è un amministratore di una società, quindi è un imprenditore, un giovane imprenditore, giovanissimo, l'età gliela invidio tutto, grazie. Vabbè, ma prego. Grazie mille. E comunque tu hai pensato bene di creare, insomma, questa situazione che c'è a Senigallia, sì. Diciamo anche dov'è la location, che permette a tutti quanti noi di essere proiettati, calati, immersi in un vero e proprio gioco, videogioco, sì. Insomma, quello che è. Che cos'è allora Escape It? Escape It in poche parole. Escape It è un gioco che si svolge insieme, in gruppo, si possono partecipare dalle 2 a 6 persone, è un gioco che si svolge all'interno di una stanza. Ne abbiamo qui, nella foto ne vediamo, sono 3 porte, sono 3 stanze di gioco differenti, ognuna ha una sua storia, ognuna ha una sua caratteristica, una sua ambientazione. E queste stanze nascondono delle emozioni. Chi entra a giocare da noi ha tantissima adrenalina addosso. Perché, vi chiederete? Ecco, questi sono alcuni dettagli che esistono all'interno delle nostre stanze. Perché all'interno di queste stanze ci sono degli obiettivi da raggiungere, oltre alla storia chiaramente che viene raccontata una volta entrati all'interno della stanza. I giocatori devono cercare innanzitutto di uscire dalla stanza, perché la storia li ha catturati all'interno di quella stanza. Ci sono solo 60 minuti di tempo e il gioco è molto complesso. Molto complesso. Allora, prima di entrare nel dettaglio del gioco, abbiamo capito più o meno di che cosa si tratta e quali sono le situazioni nelle quali ci si può calare. Prima di arrivare però a capire bene, a noi ci piace anche, insomma, farci un po' i fatti degli altri, giusto. Mi sembra giusto, e capire, insomma, come ti è venuta questa idea, perché hai creato questa cosa che tra l'altro sta avendo un grosso successo, forse non ve l'aspettavate neanche voi, ma ci arriveremo, ne parleremo, e quindi ecco perché, insomma, vogliamo approfondire questo concetto di questo gioco. Ma come ci sei arrivato? Perché? Beh, è stato un processo interessante, lungo, ma allo stesso tempo molto veloce. La mia società ha molti progetti e svolge molte attività oltre ad Escape It, e neanche un anno fa si è proposta questa, ci è capitata questa informazione dell'esistenza all'estero di questa tipologia di gioco. Premesso il fatto che fino a 6-7 anni fa si poteva soltanto giocare attraverso le piattaforme digitali, come hai detto tu prima, quindi o online oppure tramite il proprio smartphone o il proprio PC. E abbiamo visto che c'era e c'è tuttora una bellissima attività ad Atene che ha allestito una serie di stanze più o meno come queste, con lo stesso principio. E abbiamo voluto approfondire questo discorso. Siccome siamo una società che si occupa di divertimento, intrattenimento, di teatro, spettacolo, abbiamo detto: è interessante, andiamo a vedere di che cosa vediamo si tratta. Dal vivo, andiamo a vedere. Informiamoci. Siamo informati, abbiamo fatto uno studio di quasi 3,
4 mesi, poi alla fine una mattina ho deciso, ho detto ragazzi dobbiamo fare questa cosa. Missione ad Atene. Missione ad Atene, siamo andati ad Atene, abbiamo fatto dei viaggi, ci siamo informati a puntino, come si dice, no, abbiamo studiato bene. E abbiamo deciso di creare questo marchio Escape It e di creare questa cosa a Senigallia. Abbiamo scelto Senigallia come punto di partenza, perché è la mia città e perché è anche una bella città, e abbiamo deciso di cominciare. Non è stato semplice, ma abbiamo fatto anche un lavoro molto veloce, perché abbiamo preso la decisione intorno al 15 di giugno. È stato deciso verso il 15 di maggio di cominciare. Ecco. Entro il 15 di giugno abbiamo preso in locazione l'immobile e il 18 di luglio abbiamo aperto. Avete quindi aperto. In due mesi abbiamo, diciamo, quagliato. L'avete quagliato. Tempi record. Tempi record ci hanno regalato tantissime soddisfazioni già in questi primi 4 mesi di attività. Abbiamo ricevuto visite da persone addirittura da Ravenna, dall'Ascolano, stiamo ricevendo persone da parecchi posti. Lontani. Non a caso è la prima, l'unica per il momento, situazione presente in tutta la regione Marche ed è una delle più grandi d'Italia. Ah, ecco, quindi insomma questo per darvi la connotazione di questa creazione di Leonardo, che insomma sta riscuotendo grande interesse non solo nelle zone insomma limitrofe, ma poi avete capito insomma che Leonardo è uno abbastanza avvezzo all'informatica, poi essendo giovane ha dei tempi molto serrati e quindi quindi insomma si fa quel che si può e quindi lavorando molto anche sulla comunicazione sul web, insomma il tam tam è partito e quindi sì, stai arrivando anche fuori regione per sì cui, assolutamente per nostra, come hai detto tu prima, anche meraviglia, non pensavamo di avere un risultato così intenso fin dai primi giorni, perché stiamo parlando di pochissimo sì, tempo, cioè, 4 mesi ci sembrano una vita, ma in realtà quando ci penso dico abbiamo aperto ieri. Altro cioè, ieri abbiamo tirato sulla saracinesca. E quante ne abbiamo fatte già in 4 mesi, perché abbiamo cominciato con soltanto due stanze, no? Sherlock Holmes e Santa Barbara. Poi abbiamo aperto la terza stanza, che è quella che si chiama chiamata Il Principe, dedicata appunto alla città di Senigallia. Ah, ecco, quindi le stanze sono tre. Quindi. Le stanze a Senigallia sono tre, la quarta aprirà penso poco prima della primavera. Ecco, Il Principe è quella in rosso. In rosso. È una storia che si rifà alla strage di Senigallia voluta per mano di Cesare Borgia. Mm-hmm. Un fatto realmente accaduto. Abbiamo voluto ricreare un'ambientazione, un episodio molto particolare, proprio ecco. Quasi, questo è un particolare dell'interno, sì, quindi anche tutta l'ambientazione, stiamo parlando del 1502-1503. Quindi si è calati proprio in un contesto storico. Esattamente, in qualsiasi stanza qualcuno entri, si ritrova in una determinata ambientazione, che sia storica o meno. Insomma. L'altra è richiamo a Sherlock Holmes, vabbè, intuibile. Sì, vabbè, c'è un assassino, bisogna trovare il colpevole, bisogna fuggire. E questa invece è un'altra. Questa è chiamata Santa Barbara. Santa Barbara. Santa Barbara è anche sinonimo di polveriera, perché si svolge all'interno di un deposito d'armi. Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, il deposito inglese sta per essere bombardato, avete un'ora di tempo per trovare il modo di fuggire. Ma non solo, ecco. Non solo, perché gli obiettivi non sono mai uno soltanto. Uno solo. Bisogna anche recuperare dei documenti top secret, perché altrimenti vanno persi, non è giusto. Cioè, non pensiate che entrate lì, insomma, rispondete a due quiz e ve la cavazzo, ma è un impegno notevole. Quindi, insomma, le persone sono lì dentro ed escono solo, insomma, sì, chiaramente va specificata una cosa, che vengono accompagnate da una persona, da un addetto che racconta la storia, spiega come funziona il gioco, poi questo addetto li lascia all'interno della stanza, fa partire il timer, il conteggio alla rovescia e interagisce anche con le persone all'interno. Ecco, queste persone sono seguite da questa figura chiamata Master, che al bisogno, alla necessità, invia dei suggerimenti e degli aiuti all'interno della stanza. Chiaramente chi è dentro viene monitorato tramite una telecamera
e chi sta dietro la telecamera vede. Se la squadra in particolare difficoltà, chiaramente aiuta. Rompe l'impasse, diciamo. Rompe l'impasse, ma diciamo, l'obiettivo è quello di far divertire, non quello di frustrare chi sta dietro. No, no, assolutamente. È chiaro che una piccola dose di adrenalina ci deve essere, quello anche il bello. Però ecco, chiaro, l'importante è divertirsi. Quanti giocatori possono partecipare per ogni singola sezione? Allora, nelle nostre stanze di Senigallia possono partecipare dalle 2 alle 6 persone contemporaneamente all'interno della stanza. Nel caso specifico, ecco, questi per esempio sono 4. Questo è interessante perché alla fine di ogni partita di gioco la squadra esce e ai partecipanti chiediamo di scrivere una frase rappresentativa della propria esperienza all'interno della stanza e facciamo la foto nella nostra sala d'attesa col logo. Sono interessanti alcune scritte perché sono particolarmente interessanti, sono qualcosa. Elementare Watson, questo è un classico, diciamo. Questi non a caso erano stati in quella di Sherlock Holmes, certamente. Pareva facile. Dopo ognuno sono personalizzato. Non è facile, ma è anche questo il bello del gioco. Certo. Ogni stanza ha un suo grado di difficoltà. La più complessa per ora sembra dalle nostre statistiche essere quella appunto di Sherlock Holmes. Poi a seguire quella del deposito della Seconda Guerra Mondiale e poi il Principe. E la cosa anche che ti volevo chiedere era questa: se uno, diciamo, ci azzecca, è bravo, conclude, esce. Cosa succede? Esce. È una soddisfazione enorme uscire, perché considerate che soltanto l'1,5% dei gruppi che entrano, dei gruppi che entrano a Sherlock, per esempio, escono al primo turno, riescono a finire la stanza in un'ora. Chiaramente abbiamo molti giocatori che tentano la seconda volta e poi chiaramente riescono a terminare. Siamo lì, la percentuale aumenta, arriviamo al 90-95%. C'è anche chi è dovuto entrare 3 volte. Ah, i ripetenti proprio, quelli che proprio decoccio. Non vuol dire essere stupidi. Oltre settembre, bocciato proprio. Quindi, È una questione, ci sono molte variabili che entrano in gioco, l'emozione, il tipo di gruppo anche è interessante perché è una questione proprio di team, di come si sviluppa, di come si comportano i giocatori all'interno della squadra, c'è quello che tende a dirigere il gioco, c'è il leader. Esatto, è molto interessante, non a caso abbiamo anche delle aziende, delle università che vengono per fare team building e una sperimentazione di questo tipo. È un esperimento anche sociologico quello che state portando avanti, di individuazioni delle propensioni caratteriali, chissà che da le stanze di escape non venga fuori qualche manager, qualche leader. Ma sicuramente per qualsiasi azienda avere stare dietro le telecamere e vedere magari, non so, un ufficio marketing, un ufficio di direzione che gioca, nel gioco si vedono molte dinamiche. Le propensioni di gruppo. Qui parlano molto di più delle immagini, un'ora passata lì dentro, che non magari chissà quanti studi. Lo vediamo da soli quando seguiamo i nostri giocatori ed è molto divertente anche per noi. Per voi che guardate, insomma, le difficoltà vengono cambiate, poi se uno viene un paio di volte, oppure insomma bene o male il filone è sempre quello, così uno impara, insomma, la prima volta, più o meno. Siamo lì. Siete lì. Soprattutto all'inizio, ai primi giorni, abbiamo modificato alcune cose perché ci siamo resi conto che rendevano il gioco troppo complesso. Funzionavano un po' meno. Erano troppo. Eravamo arrivati a un livello troppo, erano partiti troppo alti, insomma. Chi è la mente perversa di voi che fa queste cose? L'aguzzino che... Allora, purtroppo sei tu. Sono io. non avevo dubbi a riguardo, però ho voluto fare lo stesso la domanda. Sono io, però come mia filosofia, non faccio mai le cose da solo. Ho un bellissimo staff, ho un bellissimo ufficio che mi aiuta e mi dà molti spunti ogni giorno per migliorare.
d'altronde da soli si arriva fino a un certo punto, poi insieme che si raggiungono obiettivi. Il collettivo, esatto. Però tu sei veramente qualcuno che è un po' qualcuno che dia l'input. Adesso ci penso io, questi quando di qua voi faccio dire queste cose, è vero, sei tu che vabbè, ci vuole anche molta fantasia e molta creatività. Quello penso che sia. Addirittura molti aspetti tecnici di alcune stanze sono artigianali, quindi non vengono costruiti apposta. Non è semplice. C'è un lavoro tutto dietro di preparazione, immagine. Per venire a lavorare da te bisogna risolvere una delle stanze. Questa è la prova. Lui assume le persone in questo modo, ti butta dentro la stanza. Ai colloqui di lavoro. Se esci, se assunzio, esci. Può essere un'idea. Potrebbe essere interessante. È vero, ti ho lanciato un... Per carità. Allora, adesso, a parte queste tre stanze che sono insomma tutte quante allocate in un unico stabile, dov'è innanzitutto? È in via Arsilli 60, numero 60, Senigallia. È un palazzo storico del Settecento, siamo in pienissimo centro a Senigallia. È una bellissima struttura, all'interno abbiamo allestito, è venuta molto, anche molto bene, e molto anche... come si dice, particolare, affascinante, suggestivo. Suggestivo, ecco, un palazzo poi insomma antico è sempre un, sì, un fascino ha sempre un po' quell'alone di suggestività. E poi abbiamo questo caso. Ecco, esatto, infatti dopo vi daremo anche le dritte, le direttive, per quelli che non lo sanno, come si fa per entrare a far parte di una di queste strade, come fate per giocare. Fate per giocare, vi daremo tutte le esperienze, è semplicissimo. Vabbè. E parliamo però di radiologi, che già il nome insomma, è tutto un programma. Insomma. Devo fare una premessa, le nostre stanze, cioè durante il nostro studio di questa tipologia di gioco, abbiamo deciso di non creare stanze che mettano ansia, che mettano paura, che facciano gioco su il terrore, eccetera, eccetera. È una filosofia tutta nostra. Certo. L'ho voluta proprio impostare così perché vorrei che chiunque possa giocare a Escape It, che non si faccia chissà quale strana idea. Le nostre stanze sono tranquillissime. Ecco, non l'unica... è il castello dell'orrore. Non è il castello dell'orrore. L'unica cosa che mette un po' di adrenalina è il tempo che scorre, cioè un'ora il tempo è tiranno e vola. 60 minuti lì dentro volano. Radiology è un esperimento per noi, è penso un esperimento forse primo in Italia se non addirittura nel mondo, perché è un temporary escape, è un gioco temporaneo, un allestimento temporaneo. Di solito questo tipo di allestimento, che è anche abbastanza oneroso, è stabile, è fisso. E invece in questo caso, per quanto riguarda Radiology, abbiamo avuto una proposta dal comune di Ostra, l'associazione della notte degli sprevengoli, una festa che si tiene a Ostra tutti gli anni, ormai è arrivata non so a quale edizione, siamo alla 17ª edizione, un po' come Halloween per intenderci, ci hanno chiamato e hanno detto ci interessa molto la vostra attività, il vostro modo di divertire, intrattenere, possiamo organizzare qualcosa insieme. Alla fine, dopo parecchie peripezie, non trovando la location adatta, ci hanno lasciato a disposizione l'intero reparto dell'ex ospedale civile di Ostra di radiologia e qui vediamo praticamente l'ingresso, una parte della stanza di gioco. È una cosa, un ambientino piccolo, insomma. È un ambientino enorme, è stato anche difficile poi allestirlo, ma la cosa più bella è che oltre ad avere questi spazi molto ampi per giocare, quindi possono giocare dalle 4 alle 8 persone a Radiology, a Senigallia dalle 2 alle 6, ecco, questo per far capire l'ordine di grandezza della stanza. È bello perché proprio abbiamo delle strumentazioni mediche all'interno. E quindi in disuso, chiaramente, non muove. Però si sfrutta questa... E si sfrutta questa tipologia, questo tipo di ambientazione che penso veramente sia unica nel suo genere.
è temporary, quindi c'è tempo fino a fine gennaio per poterci giocare, quindi abbiamo quindi, già molte prenotazioni, sono state fatte anche già per dicembre. Quindi se qualcuno volesse approfittare, c'è quasi l'overbooking per radiologi, ecco, per radiologi insomma fare attenzione, perché purtroppo o per fortuna non so dopo. Qual è la, bisogna vedere come si vede, però è temporaneo, quindi fino al 24 di gennaio, 24 salvo, gennaio. Salvo varie ed eventuali, lasciamo aperto, cioè siamo ospiti del comune, quindi sta a loro. Però ecco, data certa 24. Devo ringraziare proprio il comune di Ostra e anche l'associazione della Notte di Sprevengoli, perché insomma per noi è stata un'esperienza, Vi ha messo un po' alla prova magari, molto anche perché è cominciato tutto dopo 2 mesi e mezzo, 3 che già avevamo aperto Senigallia, quindi c'è stata un'evoluzione molto intensa e il team cominciamo a mettere, insomma, ad avere un attimo di quiete adesso, ma poi tante quanto, perché si avvicina il Natale, stiamo facendo tutta la campagna regalo a Natale, quindi si può regalare anche un ingresso. Se non avete idee per fare un regalo, potete sempre regalare un'ora di gioco ai vostri amici, insomma. Che tutto sommato, insomma, tra un regalo materiale effimero, passeggero, così, regalare un'emozione, un bel pomeriggio, insomma, un divertimento, può essere anche un regalo alternativo, sì, no? È un nuovo modo di anche perché di fare... giocare è importante, al di là di giocare escape, che si voglia, è importantissimo, soprattutto è particolare alla tipologia di gioco, perché si riscopre il gruppo. Il fare squadra, il giocare insieme, raggiungere un obiettivo lavorando tutti insieme, ma giocando, non lavorando, giocando. Ci dimentichiamo di giocare. Il valore del gioco, che forse è un po'. Dobbiamo divertirci, no? E poi i videogiochi hanno, insomma, pur bellissimi, pur insomma, fantastici, pur realistici, quanto vogliamo, hanno un handicap che è l'uno contro uno, cioè siamo noi e la macchina. Qui no, è giusto. Sì. Qui invece si riscopre il collettivo, il gruppo, gli amici che si ritrovavano insomma, una volta nel bar, quindi insomma possono condividere un'esperienza insieme. Poi vuoi dire un'ora. Un'ora, insomma. Non si impegna tutta la sera, insomma. E allora diciamo come si come fa. Si può. Visto che adesso abbiamo solleticato, abbiamo stuzzicato l'appetito insomma, dei telespettatori. Come si fa a venire a Senigallia per giocare a Escape? È molto molto semplice, tramite il nostro sito internet escapeit.it, molto lineare, si accede a una delle nostre stanze, si sceglie la stanza di gioco che ognuno vuole e c'è il calendario di prenotazione, semplicissimo, finissimo. Scegliere il giorno, l'ora in cui si vuole venire a giocare, cliccare ok. Che fasce di orario ci sono? Cioè... Ma nei giorni feriali, nel mezzo alla settimana, potete giocare dalle 16, dalle 4 del pomeriggio fino alle 11 di sera. Mm-hmm. L'ultimo ingresso, se non sbaglio, è alle 10:30, 10:15. Sono scaglionate, insomma, come una alle 10, 10:30, 10:15. Nel weekend apriamo prima, è possibile giocare fin dal primissimo pomeriggio, fin dalle 2:30, 3, fino al sabato possiamo giocare anche fino a mezzanotte inoltrata. Immagino che insomma, le fasce orarie siano quelle serali le più gettonate, cioè, vabbè, di sicuro, soprattutto ecco, magari d'inverno la fascia del metà pomeriggio infrasettimanale è più tranquilla sicuramente, certo. Però ecco, la cena dopo cena... sono sicuramente molto più molto gettonate. Va bene, quindi insomma metodica molto semplice, molto easy, basta andare sul sito, si sceglie la stanza, la fascia. Non c'è neanche bisogno di pagare prima, si paga in loco, quindi abbiamo scelto questa cosa apposta perché effettuare un booking, un pre-booking, un pagamento anticipato avrebbe creato sicuramente qualche difficoltà per molti e nel caso in cui per qualsiasi ragione uno non potesse venire all'ultimo momento, certo. Abbiamo visto che alle persone piace questa metodologia, sì. D'altronde sulle tante prenotazioni che abbiamo avuto finora all'ultimo momento se ne sono cancellate veramente pochissime. E quindi insomma, certo. Va benissimo, sta nel gioco. Sta nel gioco. E
C'è nel sito anche Radio Oggi, immagino. Assolutamente sì. Sì, quindi anche lì si può. Assolutamente sì. E chiaramente non è a Senigallia, come ho detto prima, sì. È a Ostia. Avete in mente di aprire altre stanze? Sì. Beh, adesso stiamo lavorando sull'apertura della quarta stanza a Senigallia. Abbiamo a disposizione una bellissima grotta nel sotterraneo. Chiaramente già l'ambientazione dice, già di per sé. Non posso dir nulla. Però una grotta, fate voi. Lavoriamo un po' di fantasia e comunque. Beh, si possono fare tante cose. Esatto. Poi come uscire da una grotta? Adesso. Vabbè. Si esce sempre. Anche se non si è finito il gioco. Si apre la porta, ti tirano i pomodori. No. Si viene messi alla berlina, non siete usciti? No. Anzi, per noi è importantissimo evitare che un gruppo dei nostri giocatori si sentano un pochino demoralizzati. Cioè, per noi, allora, l'importante, come ho detto prima, è che si divertano. E è vero, quando non si riesce a finire, per magari anche solo un piccolo passaggio, è normale che ci si rimanga un po' così, porca miseria. Però l'importante è divertirsi. Il clima. Passare quest'ora insieme. E divertirsi. C'è chi si è fatto tutte e tre le stanze, immagino. Sì, stufo. C'è chi l'ha fatta tutte e quattro. Tutte e quattro, anche per la gioia. Vabbè, sono degli aficionados. Sì, sì, crea dipendenza. C'è una foto, se non sbaglio, di un gruppo che ha scritto sulla lavagnetta: confermo, crea dipendenza. Crea dipendenza. Effettivamente abbiamo molte squadre che nel giro di poco tempo hanno voluto terminare, quindi non provare, terminare. Tutte le stanze. Vedi, quindi sono caparbietà, tenacia. Ci vorrebbe un capannone. Per forza. Vabbè, chiaramente impensabile. È impensabile. Allora, quindi il Natale si avvicina, vedete, hai anche intenzione di fare questa tipologia di gift, di omaggio. Sì, è interessante perché abbiamo visto che ce l'hanno già chiesto, abbiamo detto se qualcuno già ce lo chiede vuol dire che è interessante, pertanto abbiamo detto facciamolo, diamo questa opportunità a chi vuole, può tranquillamente prenotare un buono che viene spedito, mandato anche per email in PDF con un QR code, quindi molto semplice. E ci è piaciuta come idea e l'abbiamo messa in atto. Siamo così, nella mia società le idee che basta lasciare il flusso alle cose e poi le cose più belle arrivano. E arrivano, certo, con grande soddisfazione, perché immagino che insomma, anche per te ma per tutto il tuo team, assolutamente, vedere che questa idea così, che era insomma, embrionale, vediamo se va, insomma, vi siete ritrovati assolutamente, per assolutamente. Le mani un bel, ho una bella cosa. Ho molte persone che mi dicevano, ma ti conviene ad aprire d'estate oppure no? E io ho detto, no, ero sicuro, io devo aprire d'estate, tanto a Senigallia. D'estate è molto dinamica, come cittadina, moltissimo turismo, quindi ha funzionato molto. Ha funzionato bene. Assolutamente. Bene, Leonardo, io insomma ti auguro sempre grandi successi in questo ambito, so che tu ti occupi anche di altre cose. Tante cose abbiamo fatto, ci siamo incontrati. Ci siamo visti quest'estate al Lido con divertentissimo giochino con i pulsantini. Sì, sì, beh, quello anche quello è un progetto molto interessante. L'Uyu Psico è un format elaborato in collaborazione con Planet Multimedia e l'Ordine dei Psicologi delle Marche. Portare la psicologia nelle piazze giocando, sempre con questo tema, giocando, imparare giocando, imparare divertendosi. La psicologia, la figura dello psicologo vista sempre così distante, vista sempre così anche magari in maniera obliqua, giocando con un semplice quiz divertente, allora si avvicina di più il mondo a quel mondo, si avvicinano i due mondi, insomma. Io ho visto, ci sono stato anch'io, ho giocato anch'io quest'estate e devo dire che vedere oltre 150 persone tutte radunate lì attorno davanti allo schermo con questi pulsantini e qualche domanda ogni tanto strana così che viaggiava, è stato bello, è stato con lo stesso sistema poi portiamo nelle scuole un bellissimo concorso che si chiama High School Game, partecipano anche molte squadre, molte scuole di Fano.
appunto il payoff è imparare divertendosi. Mi sembra giusto. Sempre con questa tecnologia. Qui è il processo inverso. Ecco. Rispetto a Escape It andiamo sul digitale. E va bene. Su Escape It andiamo verso l'analogico, e invece di qua andiamo sul digitale. Quindi diciamo che facciamo tutto. A 360 gradi, vedete, Leonardo è una mente insomma vulcanica, molto coinvolgente, creativa, e ha fatto sì che insomma questo suo spirito imprenditoriale si concretizzasse in questa bella realtà che c'è da luglio nel nostro territorio, a Senigallia, vicino qui, e che coinvolge i giocatori in questa bella esperienza di un'ora che mette alla prova le proprie abilità, insomma, così, intuitive, investigative, c'è un po' di tutto, ci sono anche dei giochi culturali, assolutamente. Lo spirito di osservazione, tantissimo. No, per molti pensano che sia semplicemente qualcosa di logico, di matematico. No. In realtà no. Ci sono degli indovinelli, ci sono degli enigmi dove chiaramente c'è un po' di matematica, un po' di logica pura, diciamo, sì. Ecco, in senso stretto per intenderci. Ma molto è lasciato allo spirito di osservazione. Perché quello che c'è nella stanza non è lì a caso, c'ha un significato. Per terminarlo, cercare una chiave, cercare un indizio, mettere insieme i pezzi, collegare le varie cose. Magari un enigma risolve l'apertura di un lucchetto, perché sì, il lucchetto è cifrato, però magari il lucchetto apre una scatola che al suo interno ha un enigma da risolvere. Che al suo tempo... Ecco perché, insomma, andarci in gruppo è bello, perché ognuno mette in gioco le proprie qualità. Chi è bravo a fare di conto, insomma, se la cava con i quiz, e chi invece ha spirito acuto di osservazione ci mette la sua. Quindi, insomma, vedete, andate sul sito escapeit.it. Sì, sì, ecco, escapeit.it. Tutti dicono escapeite, ma non è... Escapeite. Escapeite. È barese, escapeite. Tutti dicono, ma cos'è? Escapeit, perché è inglese. Non è barese, non viene da Foggia, non è escapeite. Anche se uno escapeite dalla stanza, esatto. È vero. Ma vedi che allora anche te. Perché se esci dalla stanza sei escapeite, e quindi insomma, va bene. No, vabbè. Beh, giochiamo un po'. Viene da escape room, escape game, escape in inglese vuol dire fuggire, scappare, uscire. Quindi abbiamo chiamato Escape It. Ecco. Andate sul sito, scegliete la fascia libera, se non c'è libera, insomma, sceglietevene un'altra. Gli orari, i giorni, c'è un schedule, quindi potete naturalmente calendarizzare. È semplicissimo. Quindi, perché no? Proviamo anche a regalarla questa esperienza, visto che insomma sotto Natale si può anche giocare con questo piccolo espediente. Insomma, regaliamo un'emozione. C'è anche poi la pagina, la pagina Facebook. È ricca di foto, di immagini, quindi perfetto. Se uno si dovesse perdere... Non so. È impossibile. Va bene, grazie Leonardo Castriotta, grazie per averci fatto partecipi di questo bel progetto, così avete un'occasione in più per passare del tempo, per fare un regalo alternativo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, alle prossime, ciao!